sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. È lontano quel 19 marzo del 94, quando quattro colpi di pistola sparati da un camorrista misero fine alla vita di Don Giuseppe Diana. Ma non è lontana la sua figura e soprattutto il suo messaggio, il messaggio di chi è stato ammazzato per dare voce e speranza al suo popolo. La sua morte è stata come un seme caduto nella buona terra e ha dato molti buoni frutti. Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, Casa Pesenna, Villa Literno, Castelvolturno e l'intera provincia di Caserta stanno cambiando pelle. Questa era la terra della Camorra, ora è sempre più la terra di Don Peppe Diana. I quattro colpi di pistola sparati alle 7:30 del 19 marzo 1994 a Don Peppino Diana, i colpi di pistola che hanno ucciso Domenico Noviello e Federico Del Prete, non li hanno sparati solo loro, ma li hanno sparati anche a noi. Ma chi era Don Peppino Diana? Vediamo di ricostruire la sua figura con le testimonianze di chi lo conosceva bene. Lo facciamo attraverso alcuni filmati andati in onda su una TV olandese poco dopo la sua uccisione. Predicava sempre la legalità, la giustizia e incoraggiava la parrocchia a dire non sentiatevi umiliati per essere di Casale, perché a Casale è un paese che si deve fare onore come uomini di... se c'è del male, cerchiamo noi con la volontà nostra di combatterlo. Il suo impegno per lottare la Camorra veniva dalla sua scelta ideale, culturale e religiosa, che era sostanzialmente quella dell'accettazione profonda di un valore fondamentale, che è quello del rispetto per ogni uomo, per ogni essere umano. E Don Peppino combatteva la Camorra come combatteva qualsiasi altra forma di ingiustizia, come combatteva a fianco degli extracomunitari o dei giovani diseredati della sua parrocchia. Era l'amore per gli altri e il rispetto per l'uomo che lo faceva, gli dava questa forza, gli dava questa possibilità gli faceva fare questa scelta di vita. Ci faceva lavorare, abbiamo fatto dei quadri e ci aiutava. Anche io sono un ragazzo, non conoscevo da molto Don Peppino, perciò ho notato bene in lui questo spirito paterno. Cioè lui, appena io sono arrivato, mi ha trattato subito come tutti gli altri, non mi ha isolato, cioè è stato aperto subito con me, mi ha dato anche a me un lavoro da svolgere. E come ha incontrato lui questo, può esserci per tutti quanti, siamo pronti anche a questo e personalmente non ho paura per niente, ecco, che possa finire così. Sulla nostra strada possiamo incontrare anche questo che ha incontrato lui e non fa paura. Non è stato facile voltare pagina.
Il primo punto fermo c'è stato il 4 marzo del 2004, con la sentenza definitiva della Cassazione. Una sentenza che ha condannato all'ergastolo Mario Santoro e Francesco Piacenti e a 14 anni Giuseppe Quadrano, l'assassino materiale diventato poi collaboratore di giustizia. Decisiva è stata la testimonianza di Augusto Di Meo, il fotografo amico di Don Diana che riconobbe il killer. La sentenza della Cassazione è chiarissima. La scelta di uccidere Don Giuseppe Diana, dice, ebbe soprattutto una forte carica simbolica, come segnale che avrebbe dovuto essere dirompente e risolutorio nella contrapposizione tra il gruppo De Falco Quadrano e i casalesi. Ma i tentativi di infangare la memoria di Don Peppino si sono ripetuti nel tempo, nonostante il lavoro fatto in questi anni dal comitato Don Peppe Diana, Libera e tantissime altre persone. Pesano ancora come macigni gli articoli del Corriere di Caserta, quei titoli infamanti su Don Peppe e anche su alcune ragazze sue amiche spacciate per le sue donne sono ferite ancora aperte. Essere definita una delle ragazze di Don Peppe mi ha segnato in bene e in male. Mi ha segnato anche forse sulla mia dignità, ma che dopo 6 anni e 10 mesi l'anno scorso, con una sentenza del Tribunale di Benevento, ha restituito quella che veramente era la mia storia, perché il Corriere di Caserta in questi 13 anni ha tentato ogni giorno di uccidere Don Peppe Diana. Molte cose sono cambiate da quel 19 marzo del 94. I colpi inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura ai clan sono evidenti. Il 15 settembre 2005 arrivano le prime condanne all'ergastolo per i capi della camorra casalese. Una sentenza chilometrica di 3.000 pagine scritta dal magistrato Raffaello Maggi comincia a scardinare l'assetto organizzativo e militare della camorra. Il processo si conclude il 15 gennaio 2010 con la sentenza della Cassazione. 16 capi camorra sono condannati all'ergastolo, fra i quali Francesco Schiavone Sandokan, Francesco Bidognetti, Antonio Iovine e Michele Zagaria. Quest'ultimo verrà arrestato il 7 dicembre 2011 in un'abitazione di Casa Pesenna, il suo paese. Abbiamo preso. È finita, Presidente. È finita. Il Grande Casalesi è finito. Lo Stato ha vinto. Non è finito il Grande Casalesi, ma abbiamo conseguito un ulteriore risultato molto positivo. Cendrona, rinda chiesa vacante, i bot pare che mi sentono in stato dei santi, bocche chiuse, e scuso per un saluto mancante cambi solo, ma sto silenzio a lucco ogni tanto a ragione sta zitta, quando è l'assassino a porteci una vittima, signore non sa chi sia e si mi aiuta a rai, ma sa che parte stai. E mentre i clan si indeboliscono, il movimento anticamorra comincia a mettere radici solide. Il comitato Don Peppe Diana, costituito ufficialmente nel 2005, lavora per tenere viva la memoria di Don Diana e avviare un percorso per costruire comunità alternative alla camorra. Con gli ergastoli ai camorristi vengono confiscati anche molti beni in loro possesso. La legge sulla confisca prevede il riuso a fini sociali dei beni confiscati. Insomma, quelli che una volta erano luoghi di morte ora diventano luoghi di vita. Ma le difficoltà non mancano. La camorra mette in atto strategie per non perdere il controllo su quegli immobili che sono stati simboli del potere dei boss sui territori che hanno dominato. Nel 2008 nasce l'Osservatorio Provinciale sui Beni Confiscati proprio per contrastare questa strategia. La strategia per impedire l'uso dei beni confiscati viene prima, viene attraverso l'accensione di ipoteche o pegni che fanno sì che quando il bene viene definitivamente confiscato vi sono dei creditori, soprattutto le banche, che chiedono conto dei loro crediti e questo di fatto rallenta e impedisce un effettivo utilizzo dei beni confiscati. Nei patrimoni, colpire le ricchezze della mafia, della camorra,
confiscarle e metterle a disposizione dei cittadini, non basta confiscarle. Il 2008 però è uno degli anni più difficili perché la camorra rialza la testa. Il boss Giuseppe Setola il 13 aprile del 2008 evade da una clinica oculistica di Pavia dopo aver finto problemi alla vista. Setola torna nel Casertano e trova rifugio tra il litorale Domizio e l'agro Aversano. Organizza agguati, vendette trasversali nei confronti di familiari di pentiti, di testimoni di giustizia, di persone che avevano fatto arrestare estorsori e aguzzini. Semina morte e terrore in poco più di 8 mesi. Ascoltate cosa succede la sera del 12 dicembre 2008 a Trentola Ducenta. Una mattanza che ha come obiettivo principale quello di intimidire imprenditori e commercianti che non vogliono più pagare il pizzo. Il punto più alto di questa strategia si registra il 18 settembre del 2008 a Castelvolturno, quando in una sartoria, poco dopo le 9 di sera, vengono massacrati 6 cittadini ghanesi. Il giorno di immigrati, in segno di protesta, devastano l'intera Domiziana. È una scia di sangue infinita che si conclude solo con l'arresto di Setola, che avviene il 14 gennaio del 2009 nei pressi di Mignano Montelungo, mentre cerca di scappare sui tetti dell'edificio dove si nascondeva. Non è possibile che ogni anno ci incontriamo e quell'elenco delle vittime innocenti si allunga sempre in questo paese. Capite che grande responsabilità abbiamo? Il 2009 è un anno importante per il movimento anticamorra della provincia di Caserta. Il 19 marzo, in occasione della giornata della memoria dell'impegno che si svolge a Napoli, a Casal di Principe arrivano più di 20.000 persone per rendere omaggio alla memoria di Don Peppe Diana. Nello stesso giorno viene firmato ufficialmente il protocollo d'intesa per la nascita della cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana. Nascerà nei comuni di Castelvolturno, Cancello Arnone, Teano, Pignataro e Carinola, su complessivi 88 ettari di terreno. Il protocollo lo firma anche Gennaro Diana, il papà di Don Peppe, come ulteriore atto di garanzia che tutto ciò che verrà realizzato sarà fatto nel nome e nell'insegnamento di Don Peppe Diana. Per gestire la cooperativa vengono assunti 5 ragazzi attraverso un bando pubblico. Obiettivo: realizzare la mozzarella che porta il nome di Don Peppe e per portare nel mondo l'immagine di un territorio di una bellezza sorprendente. Intanto nella ex Denunta di Michele Zazza cominciano i campi di lavoro promossi dall'Associazione Libera e dal Comitato Don Peppe Diana. Da giugno a settembre del 2009 passano sul bene confiscato più di 500 giovani provenienti da tutta Italia. Negli anni successivi gli arrivi raddoppieranno. Realizzano staccionate, murales, la biblioteca, ripristinano i locali del caseificio, gli uffici, coltivano anche 2 moggi di orto a peperoni e melanzane. I campi però non sono solo fatti di lavoro, anzi è l'incontro con i testimoni del territorio, quelli che lo stanno trasformando, il pezzo forte delle giornate di lavoro. Adore mano.
ragazzi incontrano i familiari di vittime innocenti, ascoltano le loro storie, le loro tragedie, ma anche la voglia di non piangersi addosso e di trasformare la memoria in impegno per sconfiggere la camorra. Le mozzarelle cominciano a prendere forza e forma. Nasce ufficialmente il caseificio Le Terre di Don Peppe Diana. La prima mozzarella è per i genitori di Don Peppe. Per noi questa è una giornata determinante. Rappresenta per noi la fine di un primo percorso di start-up della nostra cooperativa nata il 20 settembre dell'anno scorso. 2006, 18 marzo del 2006. Al santuario della Madonna di Briano un gruppo di scapestrati decide che basta, la memoria ci sta, ora ci vuole l'impegno, bisognava far nascere una cosa qui anche sul nostro territorio. E quindi oggi finisce una fase, parte una nuova fase di questo territorio. I campi crescono. L'anno successivo si svolgono anche a San Cipriano di Aversa, in via Ruffini e a Sessa Orunga, presso il bene confiscato che gestisce la cooperativa Al di là dei sogni e dove ha sede il presidio di Libera intitolato ad Alberto Varone. Viene lanciato il Festival dell'Impegno Civile che si svolge nei beni confiscati alla Camorra. Qui artisti, scrittori, giornalisti, magistrati, volontari delle associazioni, ma soprattutto tantissimi ragazzi che arrivano da ogni parte d'Italia. Il premio letterario Don Diana, istituito nel 2003, coinvolge ormai centinaia di scuole da ogni parte della regione. E poi nasce anche il premio nazionale intitolato a Don Peppe Diana, assegnato per il primo anno a Roberto Saviano, al vescovo emerito di Caserta Raffaele Nogaro e al medico di strada Gianni Grasso. Al secondo anno il premio nazionale Don Diana viene assegnato a Federico Caffiero De Rao, il capo della Di Diana Poletana, al padre comboniano Alex Zanotelli e al fotografo Augusto Di Meo. Grati ad Augusto Di Meo per l'impegno che profonde in questa nostra amata terra, per la passione e l'amore che mette in tutte le cose, il Comitato Don Peppe Diana, la famiglia di Don Peppe e l'Associazione Libera Caserta, con immensa gioia gli conferiscono il premio nazionale Don Peppe Diana. Pezzo forte dell'anticamorra dei fatti arriva con il pacco alla camorra, realizzato dalle associazioni e le cooperative aderenti a Libera e al Comitato Don Peppe Diana, con i prodotti provenienti dai beni confiscati. Un cesto con dentro tutto quello che viene coltivato e prodotto nelle terre di Don Diana. Sono i primi passi per un nuovo modello di economia sociale. Un'iniziativa che si è rivelata un successo fin dal primo momento e che è arrivata anche al Parlamento europeo. È difficile per me raccontarvi l'emozione che ho avuto in questo viaggio fatto lì a Bruxelles nel Parlamento europeo. Un'emozione fortissima quando Emilio, il presidente del Parlamento, Martin Schulz, Emilio fratello ovviamente di Don Peppe Diana, ebbene, il presidente del Parlamento in un suo videomessaggio ha citato Don Peppe Diana morto per amore del suo popolo. Per noi è stata, come dire, un'emozione grandissima. Voce popolo, voce Dea, siamo orfano. Ma l'esperienza ha insegnato a tutti che non bisogna mai abbassare la guardia né spegnere i riflettori su zone particolarmente a rischio, perché il ritorno al passato è sempre dietro l'angolo. I tentativi di intimidazione qui non mancano. A giugno del 2011 arrivano minacce di morte a Renato Natale.
Natale, presidente dell'associazione Gerry Maslow e uno dei fondatori del comitato Don Peppe Diana. Le minacce arrivano con una lettera infilata sotto il portone di casa, nella centralissima Corso Umberto. Le intimidazioni proseguono a luglio del 2011, quando tagliano i tubi dell'impianto di irrigazione in un peschetto affidato alla cooperativa Eurica. Il terreno era di un boss dei casalesi. Mattina i ragazzi sono venuti per irrigare i campi, perché le pesche insomma hanno bisogno proprio in questa fase di molta acqua, perché tra una settimana le raccogliamo, e hanno trovato il lucchetto del cancello praticamente pieno di colla, quindi ci è stato impossibile entrare se non forzando il lucchetto e tagliandolo. Entrati, hanno provveduto ad aprire l'impianto di irrigazione e si sono resi conto che l'acqua fuoriusciva da tutte le parti. In effetti c'erano dei tagli di coltello per tutto l'impianto di irrigazione, era stato in effetti vandalizzato. Ad aprile del 2012 viene rubata una mano d'oro sulla tomba di Don Diana, poi fatta ritrovare dagli stessi ladri. Quasi contemporaneamente vengono rubate delle ostie e dei calici dalla chiesa di San Nicola di Bari, quella dove era parroco Don Peppino Diana. Il 2 luglio del 2012 vengono incendiati i campi di grano della cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana, a Pignataro. A dicembre del 2012 è imbrattata la sede di Libera a Casapesè nella targa per Antonio Cangiano. A fine dicembre rubano il monumento al carabiniere Salvatore Nuvoletta, vittima innocente di Camorra ed eretto su un terreno confiscato a Francesco Schiavone. Il 31 dicembre quattro colpi di pistola vengono sparati fuori il cancello del ristorante Nuova Cucina organizzata a San Cipriano d'Aversa. Non vedete che questa terra è Gomorra? Non lo vedete? Ricordate, quando vedranno che tutto il suolo sarà zolfo, sale, arsura e non vi sarà più sementa, né prodotto, né erba di sorta che vi cresca come dopo la rovina di Sodoma, di Gomorra, di Adma, che il Signore distrusse nella sua ira e nel suo furore. Si muore per un sì o per un no, si dà la vita per un ordine e una scelta di qualcuno. Fate decenni di carcere per raggiungere un potere di morte. Guadagnate montagne di denaro che investirete in case che non abiterete, in banche dove non entrerete mai, in ristoranti che non gestirete, in aziende che non dirigerete. Comandate un potere di morte cercando di dominare una vita che consumate nascosti sottoterra, circondati da guardiaspalle. Uccidete e venite uccisi, in una partita di scacchi il cui re non siete voi, ma coloro che da voi prendono ricchezza, facendovi mangiare l'un con l'altro, fin quando nessuno potrà fare scacco e ci sarà una sola pedina sulla scacchiera. E non sarete voi. Quello che divorate, qui lo sputate altrove, lontano, facendo come le uccelle che vomitano il cibo nella bocca dei loro pulcini. Ma non sono pulcini quelli che imbeccate, ma avvoltoi. E voi non siete uccelle, ma bufali, pronti a distruggersi in un luogo dove sangue e potere sono i termini della vittoria. È giunto il tempo che smettiamo di essere una Gomorra. Signore, tu che conosci la durezza di questa terra che Don Peppe ha tanto amato, fa che il seme qui caduto germogli in messe nuova di bontà, di pace e di perdono, convertendo i cuori dei nemici della pace. Preghiamo. Il seme è germogliato, se è vero che migliaia di persone arrivano per visitare la tomba di Don Diana. Arrivano scolareschi in autobus, scout con zaini in spalla, tantissimi sono del nord Italia. Vengono per vedere da vicino i luoghi in cui Don Peppe operava. Chiedono di incontrare i familiari di Don Peppino e i testimoni del territorio per conoscere e capire il nuovo modello di economia sociale che si sta affermando in queste terre e che ha l'obiettivo di costruire comunità educative, solidali e sane. Se diverse cose stanno cambiando, lo si deve al lavoro di tante persone, ma un po' del percorso fatto lo si deve anche a Gennaro Diana, il papà di Don Peppe, che il 7 agosto del 2011 ci ha lasciato raggiungendo il figlio in paradiso. Ma manca un tassello in questa vicenda, ed è la beatificazione di Don Peppino Diana. È un percorso lungo, ma bisogna pur cominciare. Il nuovo vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, ha voluto iniziare la sua missione nella diocesi partendo proprio dalla tomba di Don Diana. E anche questo è un buon segno. Di fronte al morto mi sono chiesto se doveva ancora continuare o se doveva mollare le armi. Poi ho visto tutta la gente, le lenzuola, e ho detto: è morto un prete ed è nato un popolo. Sì, è vero, è nato un popolo,
un popolo fatto di gente con la schiena dritta che si è messo in cammino per percorrere insieme una strada lunga, tortuosa, difficile, una strada che vale la pena percorrere perché porta nelle terre di Don Peppe Diana. Peppe è un prete sui generis per quel territorio. Non indossa spesso la tonaca, ma soltanto il collarino. Ogni tanto si concede un sigaro. E inizia una vera e propria strategia pastorale davvero unica. E rifiutava quelle facili etichette che dovremmo rifiutare sempre tutti noi sacerdoti, quella di preti coraggio, preti antidroga, preti anticamorra, antimafia. Lui si definiva semplicemente un prete, perché preti tutti dovremmo essere contro le forme di violenza, di arroganza, di illegalità, quando viene calpestata la libertà e la dignità delle persone. Prete. Questa è la chiesa di San Nicola, a Casal di Principe, un piccolo paese in provincia di Caserta. È qui che la mattina del 19 marzo 1994 viene ucciso il parroco, Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe. A Don Peppe, che insegnava religione in una scuola della zona, la comunità di Casale era molto legata. La sera stessa il paese si raccoglie in un incontro di preghiera e in chiesa si veglia la bara del sacerdote. Quest'altare era preparato per la messa, ma Don Peppino era morto laggiù. Il giorno in cui fu ammazzato, il 19 marzo, era un sabato, e io poi andai in comune, organizzammo un manifesto per convocare nel pomeriggio una manifestazione prima dei funerali. Il manifesto titolava così, come Oscar Romero, come Don Puglisi. Così hanno ammazzato anche Don Diana. Quello di Don Peppe Diana è un omicidio che ha segnato uno spartiacque nella storia di Casal di Principe e di tutto il territorio casertano. Una terra di camorra da sempre. Tutta questa violenza che sta succedendo è stata fabbricata e creata dallo Stato italiano. Questo è quello che penso io. Anche l'uccisione del sacerdote Don Peppino? Anche quello. E perché lo pensa? E perché è così, come lo vedo io, perché è Casal di Principe. Che lavoro!
Le modalità del delitto riportano alla mente l'assassinio di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 6 mesi prima a Palermo, e stupiscono, perché mai prima d'ora la camorra aveva colpito un prete. Delitto politico, secondo me, non è delitto politico. La camorra ha vinto ancora una volta. Noi, la camorra non esiste proprio. Perché è stato ucciso un prete, allora? Che ne sai, ognuno ha le sue ragioni. La città il giorno dopo è smarrita, lo sono soprattutto i suoi giovani studenti. Don Peppe cercava proprio di farci avere un futuro migliore in confronto a quello là che stiamo vivendo qui nella Graversan. Ma i ragazzi la debbono avere la speranza, perché noi cerchiamo di combattere la camorra soprattutto studiando la scuola, studiando per avere noi un futuro migliore. Dobbiamo essere noi soprattutto. Noi giovani, sì. Perché oggi qui in Campania non si può proprio stare. Cioè, ci parlava sempre di lottare contro la mafia, di non avere quindi... ci faceva sempre stare, cioè era troppo bravo, era, cioè non ho proprio parole. Era una persona veramente meravigliosa. Qualunque problema ci aiutava a risolvere, pure quando noi avevamo qualche problema personale, parlavamo con lui, ci dava dei consigli ottimi. Colpire Don Peppe significava dare un messaggio a tutti questi: fatevi i fatti vostri, richiudetevi nelle case, perché noi colpiamo chiunque, anche il prete nella chiesa. Questo era il messaggio che alla fine ti arriva. E siamo tutti un po' scossi di questo fatto, comunque, purtroppo, sono cose che devono capitare. Non sappiamo niente. Perché siamo... non sappiamo niente. Secondo me è sta mano di Gesù Cristo che ha voluto così. Casale sembra nascondersi. La gente ha paura di parlare, di esporsi e di farsi vedere. No, giri dall'altra parte. Ma cos'è che vi irrita tanto? Cosa vi offende? Me lo dica. Lasciateci solamente vivere il nostro dolore, tra parentesi. Ma il vostro dolore in questo momento è anche qualcosa di più, è anche il segno di, di un riscatto. Non venite semplicemente, diciamo, a colpire nei momenti di maggiore sconforto del cittadino, per favore. C'è solo sconforto o c'è anche voglia di reagire? Ma per favore, senta. Ma da quel momento nulla sarà più come prima. La gente ne parla adesso della camorra. Prima era un tabù, non si poteva nominare. Non siamo mafiosi, come state dicendo voi. Esiste, come esiste qua, esiste dappertutto. Voi giornalisti state strumentalizzando su cosa state guadagnando. Non so che cosa vi credete di fare. Ma la camorra è un soggetto che è stato quindi creato. Esiste la violenza, come in tutti i paesi, insomma. Non è che... Se dovessi parlare con una di queste persone, di questi assassini, o di questi criminali in genere, che cosa gli diresti? Non ci saprei parlare, non ci posso dire niente. Che ci dovete? Per esempio andatevene. Perché le dovete dire andate? Perché a me non mi fanno niente. Parlare del clan dei Casalesi era una cosa incredibile in quella zona, nel senso che nessuno si permetteva di pronunciare il nome di questo clan, quasi che non esistesse. Cambierà ben poco quello che è successo, cioè... Perché? Perché tanto pessimismo? Perché ormai cioè, la camorra è forte, cioè è inutile, non si ci fa a combatterla. Più forte di noi, non... è una... cioè una forza... una... Maggiore dello Stato. Parliamo di un periodo in cui il clan dei Casalesi percorreva le strade in corteo in autovetture con i mitra spianati, sparando in aria e urlando: qui comandiamo noi. Passa oggi, passa domani, poi siamo di nuovo alla vita di tutti i giorni. Cioè,
Voi avete sentito le parole di preti impegnati come Monsignor Raffaele Nogaro o il Vescovo di Aversa. Loro hanno detto che la Chiesa è all'avanguardia, la Chiesa può guidare la gente a una diversa coscienza. Voi ci credete? Per quanto riguarda la Chiesa sì, però per quanto riguarda i cittadini è sempre uguale. La sera stessa dell'omicidio la gente scende in piazza contro la criminalità. Un fiume di persone silenzioso e commosso marcia per le strade di Casale. Io ricordo quelle facce dei ragazzi dell'Azione Cattolica che sfilavano con gli occhi rossi e con la bandiera dell'Azione Cattolica che apriva questo corteo lungo, silenzioso, che passò per le strade di Casal di Principe attraverso tutto il centro storico. È un po' come avvenne anche il lunedì successivo, il giorno dei funerali. Ricordo che c'erano almeno 20.000 persone qui. Ai funerali c'è tutta la città e dai palazzi pendono lenzuoli bianchi in segno di lutto e protesta, come avvenne a Palermo dopo le stragi del 92. La gente ha sempre saputo che Don Peppe Diana era stato ammazzato dalla camorra. Il processo lo fa il popolo dappertutto, quelli che ti conoscono, i vicini di casa, le voci che circolano all'interno del paese. Prima dei giudici, prima della polizia, prima arrivano i giudizi della gente che ti conosce. E quei lenzuoli bianchi erano il giudizio che i casalesi esprimevano su Don Peppino. E Don Peppino Diana era innocente. Questo accadde quel 21 marzo. In poco tempo l'eco del delitto arriva fino a Roma. Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. Voglia il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro produca frutti di sincera conversione, di operosa concordia, solidarietà e di pace. Quando mi capita in Gomorra di scrivere di Don Peppe, sono 10 anni che su di lui c'è il silenzio. Un silenzio custodito e rotto allo stesso tempo, soltanto da pochi, ma sostanzialmente sul piano nazionale e internazionale Don Peppe è dimenticato. Giuseppe Diana nasce proprio in queste strade, a Casal di Principe, nel 1958. In famiglia lo chiamano Peppe, o Peppino. In seminario ci entra prestissimo per frequentare la scuola media e il liceo classico ad Aversa. E Peppe era un giovane spensivo, un giovane che teneva tutto visto, svelto. Che mangiate, io non faccio dire niente di ricordi di mio figlio, perché me l'hanno fatto scordare. Era un ragazzo vivace, un ragazzo insomma, che studioso, teneva tutto visto per mia mamma. La svolta della sua vita
avviene quando si trasferisce a Napoli presso il seminario di Posillipo, sede della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. È qui che studia teologia, prima di laurearsi in filosofia presso l'Università Federico II di Napoli molti anni dopo. Andiamo alla scienza medica a Casale e portiamo due seminari. E la vita sua si è fatta due seminari. Il ricordo più antico che tengo di Don Peppe risale ad un pellegrinaggio a Lourdes. In quel periodo era un barelliere, faceva il barelliere, accompagnava gli ammalati a Lourdes in pellegrinaggio. E Don Peppe ha fatto pure lui il barelliere in uno di questi pellegrinaggi ed è stato, credo, giovanissimo, forse non era neanche ancora sacerdote, era ancora seminarista. Nel 1978 comincia a frequentare gli scout, dove fa il capo reparto. Peppe ha 20 anni e l'impronta scout gli rimarrà impressa per tutta la vita. Un ricordo dal punto di vista caratteriale è sempre a Lourdes. Ci siamo ritrovati lì al foyer, che era un locale, e l'ho trovato là dentro, che stava con la chitarra in mano al centro di un gruppo numeroso di ragazzi di varie nazionalità, mentre lui cantava canzoni napoletane e intratteneva questi ragazzi. Questi, per dire, chiaramente nessuno di quei ragazzi che stava intorno capiva che fosse un sacerdote, un prete, perché era vestito da scout come tanti altri e non aveva un segno particolare che lo potesse definire che fosse un sacerdote. In quegli anni Peppe ha anche dei ripensamenti. Vive un periodo di crisi spirituale, lascia il seminario e si iscrive all'università. Don Peppe decide di lasciare la veste da largo, di non fare più il sacerdote. È certo così, facendomi vedere a vita che significa forse, perché io sono stato mai a giunto vivo e ho fatto il suo superato. Decide di iscriversi alla facoltà di ingegneria, credo, e fece anche qualche esame. Io volevo sempre per la faccia verde, aggiustato, non è che volevo tranquillo, che stava fuori e stava tranquillo. Stavo stesso che non sapeva dove va a prevare. E da certo si mi baciati, oggi mi doveva vaga verso. E che fa verso? E certo si conviene che c'è a fare, io mi andavo a credere tutto possibile. Certo, ma cosa mi sto a fare? Mi ha fatto spendere un sacco di soldi per stuccarti per i pangegliati e questo. Ma chi su dice a papà le cose? Certo, papà, a me non porti niente. E già io dovendo tutta la vita mia, che era già portato forza. Dopodiché però lui si rese conto che la sua vocazione non era quella di vestire panni civili, ma quella di fare il sacerdote e quindi di applicare nella società il messaggio cristiano dell'amore, della carità e della giustizia. Superato il momento di smarrimento nel 1982, il giovane Peppino è ordinato sacerdote e diventa Don Peppe Diana. Era lo sacerdote, quando sei sacerdote, però mi piacevano tutte le cose che esse, la partita di pallone, dopo fatto tutti i compiti suoi, era troppo accadita questa cosa. E lui amava molto lo sport, in Napoli addirittura, di qualche volta anche nella preghiera, mentre stavamo in chiesa a fare la nostra adorazione, faceva, abbreviamo che c'è la partita dopo, ci piaceva lo sport a lui. Però un sacerdote faceva come voleva fare, perché come lo stava a fare, lui era da mezzo. Il 19 settembre 1989 diventa parroco della chiesa di San Nicola a Casal di Principe. Don Peppe conosce il paese, sa che quello non è un posto come gli altri. È proprio questa motivazione che lo spinge a darsi subito da fare. Quando Don Peppe è diventato parroco, lui si è fortemente impegnato all'interno della sua parrocchia per costruire gruppi giovanili, ragazzi, che tendessero in qualche modo a portare avanti un'operazione culturale sostanzialmente. Toglierli dalla strada, farli ritrovare intorno a temi sociali e culturali di un certo valore, di un certo
cristiane, tra l'altro, della sua scelta religiosa. Nel frattempo insegna all'Istituto Tecnico di Aversa. Il rapporto con gli studenti gli dà soddisfazione e rende Don Peppe una figura importante per la comunità casertana, al di là dell'abito che indossa. Diciamo che era il solito prete che non volesse fare poco come insegnante di religione, però ora ho capito che era preoccupato, il suo silenzio era preoccupazione, qualcosa aveva all'interno. Don Peppe non è stato il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, perché cioè, non si può fermare la camorra da un momento all'altro. Cioè, o collaboriamo tutti o altrimenti dobbiamo rassegnarci a vedere morti tutti quelli che cercano di fare qualcosa. Neanche ho paura della morte, perché se mi vogliono uccidere io sono qua. Hai più paura della camorra o dell'indifferenza? Dell'indifferenza, della camorra no. Don Peppino era un tipo passionale, era un vulcano di iniziative. Però molte volte nelle proposte delle sue iniziative le prendeva le nostre, le filtrava, le arricchiva e poi era capace di metterle su in breve tempo. Io giravo molto l'Italia e lì ho conosciuto il sacerdote, innamorato di Dio e innamorato della sua gente, della sua terra. Peppino era un prete che nella sua normalità ha esplicato l'esercizio del suo dovere, del suo impegno e soprattutto della sua prossimità ai più giovani, perché quel farsi prossimo ai giovani diventava già una testimonianza e un modello culturale alternativo a quello delle mafie. Inizia a dire questo: non posso dare i sacramenti a chi fa camorra, a chi è camorrista. È una cosa incredibile, no con la comunione. Non faccio più cresime quando intuisco che la cresima non è un sacramento, o quantomeno non è soltanto un sacramento, ma diventa una modalità militare per legare un giovane ad un affiliato. Il padrino può essere di battesimo e un padrino di cresima. Nelle mafie, in realtà, al di là dei film di Coppola, che invece mostra come il termine padrino sia legato al battesimo, per le mafie italiane è compare di battesimo. Padrino è stato assunto solo dopo il film. Il padrino è di cresima. Quando tu adolescente, poco più che adolescente, prendi i sacramenti della cresima, è il tuo padrino, cioè colui che tiene la mano simbolicamente e realmente sulla spalla, è il tuo protettore all'interno dell'organizzazione criminale. Don Peppe dice basta, non lo faccio più, perché non è più un sacramento. Diventa come un rito di affiliazione e si oppone. Non solo, Don Peppe utilizza la domenica e quindi l'altare, l'omelia, la messa, come uno spazio dove discutere circa quello che sta succedendo in paese. Quindi non è semplicemente un pulpito da cui celebrare o commentare un passo evangelico nei perimetri teologici. Inizia a dire quello che sta accadendo. La criminalità organizzata da sempre ha condizionato Napoli e le altre città della Campania. Ma a metà degli anni Ottanta il regno di Raffaele Cutolo è finito da tempo e la camorra cerca nuovi padroni. A Casal di Principe la presenza dei clan criminali è massiccia e invasiva e si fa largo una nuova generazione di boss pronta a spodestare i vecchi padrini. La storia della camorra casalese parte da qui. Periodo nel quale la camorra casertana, in particolare il clan dei Casalesi, è all'apice del successo, è all'apice della forza di intimidazione in quel contesto della provincia di Caserta, ha un controllo massiccio del territorio, ha soprattutto un controllo massiccio di tutte le attività economiche, ha rapporti strettissimi col mondo della politica, delle istituzioni. L'uomo che viene ritenuto il fondatore del clan dei Casalesi è Antonio Bardellino, legato sin dagli anni 70 ai fratelli Nuvoletta di Marano, gli ambasciatori di Cosa Nostra in Campania. È lui il primo a concepire il clan come un'impresa, diventando uno dei maggiori trafficanti di cocaina del mondo. È avvenuto per quella camorra che, mentre prima
si limitava all'estorsione e quindi si limitava a pretendere denaro da chi lo produceva, è diventata essa stessa, quella camorra, produttrice di reddito e si è inserita quindi nel circuito economico più significativo. È stato come il passaggio dall'agricoltura all'industria. Ben presto Bardellino viene eliminato in circostanze ancora oggi misteriose e il suo posto viene preso da Mario Iovine. Ma anche lui sarà ucciso di lì a poco. Al comando arrivano Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti ed Enzo De Falco. Una sorta di triumvirato senza scrupoli che si fa largo a colpi di omicidi. Schiavone è nato sostanzialmente come uno dei pupilli di Bardellino, metteva insieme quella dote di esponente dell'ala militare con la capacità anche di fare affari. Bidognetti invece, dal punto di vista della sua struttura, è molto più rozzo, fra virgolette, cioè molto più dedito alle attività militari che non alle attività di tipo imprenditoriale. Fra i due ci sono sempre stati rapporti alterni hanno vissuto periodi di buoni rapporti alternati a periodi di cattivi rapporti, anche se formalmente chi avesse visto comportamenti esterni pensava che si trattasse poco più di due fratelli. E invece all'interno del clan ci sono sempre state pesanti, situazioni di crisi fra i due. Ma come spesso accade, il potere e i soldi generano divisioni, gelosie, conflitti. A rompere gli equilibri è un episodio che avviene la notte di Santa Lucia del 1990, quando i carabinieri fanno irruzione durante un summit tra i capi dei casalesi a casa di un assessore comunale di Casale. L'unico dei capi che non c'è a quel summit è proprio Enzo De Falco. E vengono arrestati Schiavone, Bidognetti, vengono arrestati numerosi altri affiliati e viene individuato come responsabile della soffiata ai carabinieri proprio De Falco. Non si saprà mai se davvero De Falco è stato o meno il responsabile della soffiata. Fatto sta che arriva una telefonata anonima presso la compagnia dei carabinieri di Aversa che avvisa che c'è in atto quella situazione. È da quell'arresto che inizia la diaspora dei casalesi, che va avanti per 2 anni a colpi di sangue e culmina proprio con l'assassinio di Enzo De Falco. Viene ammazzato in modo eclatante, con un omicidio particolarmente, vistoso dal punto di vista delle modalità, nel febbraio del 91. In quel momento si spacca il clan dei Casalesi e una cellula minore, quella che faceva capo alla famiglia De Falco, si pone in una contrapposizione al gruppo Schiavone, che però è il gruppo Schiavone Bidognetti, che resta il gruppo vincente. E quindi Don Peppe si trova ad agire in piena guerra civile, morti e morti da una parte e dall'altra, addirittura un carosello armato fatto dai casalesi Ramos Casando e Schiavone, che si erano presentati fuori casa dei De Falco con armi alla mano, erano seduti col sedere sui finestrini aperti delle macchine, in stile balcanico, i giornali dissero allora, per cacciare De Falco. E De Falco viene effettivamente cacciato, il fratello ammazzato. Tanto io ne ho un ricordo da ragazzino, perché ricordo questa auto con Lucio Battisti, si vede che a De Falco fratello, detto il Fuggiasco, piacesse particolarmente Battisti, al massimo volume e la macchina crivellata dei colpi di AK-47. E lui ha cacciato sul volante con questa canzone di Lucio Battisti. E dicevo, quindi per cacciare De Falco si mettono tutti dinanzi a questo palazzo e lo cacciano effettivamente, perché lui decide di lasciare Casale e gli viene dato dal clan un territorio, l'Andalusia. Non gli viene dato un paesino a fianco, come può immaginare un osservatore distante. Gli viene data l'Andalusia, un pezzo di Spagna. E quindi Don Peppe si trova a dover mediare giovanissimo in un contesto del genere. All'inizio degli anni 90, Casal di Principe ha il record di omicidi di tutta Europa. Il clima di omertà e paura condiziona il territorio, impregnato della mentalità camorristica. In quegli anni è sindaco Renato Natale, da sempre amico di Don Peppe.
quando io ho fatto il sindaco, mi sono stato eletto sindaco, e c'è un'intervista su Repubblica fatta a Don Peppe, a me e a Don Peppe, nella sua chiesa, il mese prima che io venisse eletto, e Don Peppe, no, che continua a ripetere che è necessario svoltare, cambiare, eccetera, con me a fianco, sì, era chiaro, no, che appoggiasse in qualche modo questa candidatura, anche se non in modo pubblico, in modo ufficiale. A colpire Don Peppe è l'omicidio di un ragazzo, vittima casuale delle continue sparatorie tra bande rivali. Doveva essere ucciso probabilmente un elemento di primissimo piano della malavita locale che viaggiava a bordo di un'auto blindata. Invece è rimasto ferito mortalmente Angelo Riccardo, di 21 anni, che con alcuni amici a bordo di un'altra vettura stava andando ad una riunione di testimoni di Geova. È un evento che trasforma il suo ministero pastorale. È qui che comincia a salire sui tetti, inizia a parlare coi ragazzi e cerca di rompere il muro di silenzio che avvolge il paese. Ricordo che Don Peppe Diana convinse me e alcuni altri amici a fare un volantino, a firmarlo tutti quanti assieme, e diceva basta con la dittatura armata della Camorra. Diventa il momento strategico dell'iniziativa pastorale di Don Peppe e degli altri sacerdoti della Forania di Casal di Principe. Ancor prima Don Peppe Diana aveva contribuito a spingere per l'approvazione della legge sullo scioglimento dei consigli comunali. Infatti, appena approvata, lui ebbe un colloquio anche col ministro dell'Interno, Vincenzo Scotti, il prefetto di Caserta, Corrado Catenacci, e la legge fu approvata a settembre del 1991. E il primo comune ad essere sciolto in rapporto a quella legge fu Casal di Principe. Pace a voi! Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lui era diventato ormai un punto di riferimento, un simbolo. Girava per le scuole, andava a trovare i ragazzi e soprattutto era diventato il punto di riferimento anche di tantissima gente fuori di Casal di Principe, del napoletano. Si capiva che era un periodo di forte cambiamento. E a Casal di Principe cambiamento significa fare qualcosa contro la presenza criminale. Nei giorni di Natale del 1991, un gruppo di preti della Forania di Casale si schiera apertamente contro la Camorra, con un documento che titola «Per amore del mio popolo, non tacerò». Un manifesto pubblico che viene distribuito a centinaia e centinaia di copie da tutte le parrocchie. E chi è che lo distribuisce materialmente? Sono i ragazzi delle parrocchie, quelle dell'Azione Cattolica. Don Peppino era riuscito ad essere il collante di questa parte sana, era la voce e la presenza carismatica di questa battaglia che nessuno fino a quel momento aveva posto con quella centralità. La Camorra è nient'altro che un succedaneo dello Stato, cioè che ha la capacità di inserirsi negli interstizi lasciati vuoti, e questa affermazione, resa nel 1991, non può che essere assolutamente rivoluzionaria. La lettera aperta è atto pubblico contro il crimine organizzato e diventa il testamento spirituale di Don Peppe Diana. Per amore del mio popolo non tacerò. A quel punto il messaggio rivoluzionario, teologico e politico di Don Peppe è: io sono un prete, non posso tacere. Il paese impazzisce, perché un prete sa tutto. Un prete vede i ragazzini che crescono, poi si affiliano, e fino ad allora i preti, anche quelli più sani, c'erano stati molti legati alle organizzazioni, ma quelli più sani si erano tenuti prudenti, dicendo il mio mestiere è altro, e ascoltare nel segreto del confessionale, parlare alle mogli disperate, salvare qualche ragazzino, ma non denunciarlo dal pulpito e nella mia attività pastorale. Questo fa Don Peppe, e fu delegittimato dicendo che era stato ucciso per non aver celebrato un funerale, proprio perché la Camorra cercava di far passare questo suo impegno pastorale antimafia come una mancanza. Don Peppe non è che diceva: siccome io
sto combattendo i clan da prete, non confesso, non celebro un funerale, assolutamente no. Era non faccio utilizzare questi spazi per celebrare i vostri poteri. E quindi loro utilizzarono questa contraddizione apparente per delegittimarlo. Il gesto dei preti della forania è rivoluzionario. Non può passare inosservato tra i clan e nemmeno tra le forze che li combattono. Furono chiamati in procura a Napoli tutti i sacerdoti, quelli che avevano sottoscritto i documenti per l'amore del mio popolo. Il martedì furono interrogati quindi anche Don Peppe, separatamente l'uno dall'altro. Però neanche questo ci aveva creato molta preoccupazione. La paura prendeva man mano che andavamo avanti. Lui diceva addirittura questa espressione, il coraggio di dire che io ho paura. È il 19 marzo 1994. È l'onomastico di Don Peppe, che fa colazione al bar prima di andare in chiesa per celebrare la messa. Sono le 7:25 del mattino. Un uomo entra in chiesa e chiede chi sia il sacerdote. Lo raggiunge in sacrestia e gli spara 5 colpi in faccia. Don Peppe Diana muore all'istante. Io qua mi trovo nella sua cameretta, lui così ha lasciato questa stanza. La mattina del 19 marzo, purtroppo quel tragico giorno che per noi che ci ha segnato la vita, lui si è alzato e si è recato in chiesa perché doveva celebrare la messa e non è più tornato. E la mamma e il papà hanno preferito al suo posto Gesù Bambino. Avevo partorito da poco, cioè avevo il bambino di 20 giorni e stavo a casa mia e purtroppo è venuta una signora, una mia parente, mi è venuta ad avvisare. Giustamente non ha detto il tragico evento che era successo, ha detto devi venire un po' a casa perché hanno fatto male a Pinuccio, che noi lo chiamavamo Pinuccio in famiglia. Ho detto ma che stai dicendo? Ma sei impazzita? No, dice non ti preoccupare, lascia un po' il bambino e vieni. Anche io ho mangiato la foglia, perché poi vedevo mio marito che scappava, cioè si vedeva un clima stranissimo. Allora ho detto ma questo qua qualcosa che non va. Allora non lo so come, cioè ho lasciato tutto e sono arrivata qua. E sentivo le urla di mia mamma, allora ho capito tutto. Mi recai a Casal di Principe. Quel che mi colpì fu l'assoluta assenza di persone. Non c'era nessuno. È come se la gente avesse avuto paura di affacciarsi. Ricordo una sacrestia completamente recintata, una grande paura nel paese. Ricordo questa cappa di silenzio all'esterno della parrocchia dove all'alba i killer avevano sparato praticamente in faccia al povero Don Peppino. È stato uno shock notevole quella della morte di Don Peppe, perché mi ritenevo in qualche modo colpevole, perché avevamo dato per scontato che nessuno gli aveva fatto niente, e però intanto questo era morto. Il movente del delitto appare subito misterioso, ma sulla matrice camorristica i dubbi sono pochi. Furono trovati due testimoni oculari del fatto, un fotografo amico di Don Peppino che era andato a fargli gli auguri e il sagrestano. Entrambi fornirono una descrizione, sia pur sommaria, del killer che aveva ucciso Don Peppino. Lo avevano visto avvicinarsi. Questo è un particolare importante, chiedere chi fosse Don Peppino, perché il killer non lo conosceva. Quindi chiede a una vecchietta che stava lì chi è Don Peppino, si avvicina e lo ammazza. Arrivai lì verso le 7, era San Giuseppe, quindi 19 marzo. Poi commentammo un po' con le ultime cose del territorio, che c'era stato un omicidio. Lui disse bisogna pregare. Poi la discussione finì lì e si avviò verso la chiesa per dire messa. In questo corridoio sentì questa persona che disse chi è Don Peppe.
dopo questa, questo chiedere, questa domanda, sentì chiaramente questi colpi. Questo cadde all'indietro, sbatteva la testa. Io lo chiamai, Peppe, guardai, e vidi questa persona che stava uscendo, insomma, dalla chiesa. Sulla base di queste prime dichiarazioni, vennero effettuate delle individuazioni fotografiche, cioè furono mostrati degli album fotografici a questi testimoni, che individuarono in Quadrano Giuseppe l'autore dell'omicidio. Bastò l'indicazione del testimone, anche con margine di incertezza, per comprendere che quello doveva essere il soggetto. Trascorsero diversi mesi prima di arrivare a lui. In particolare si riuscì ad arrivare a Giuseppe Quadrano perché egli stesso finì per consegnarsi. Negli anni successivi Quadrano ammetterà di essere soltanto l'organizzatore del delitto, insieme a De Falco, accusando Vincenzo Verde. Solo più tardi verrà presa in considerazione la testimonianza di Di Meo e Quadrano sarà condannato in secondo grado come esecutore materiale del delitto. Vincenzo Verde, invece, verrà assolto. La condanna a morte di Don Peppe è decisa in Spagna. È decisa dal clan perdente, in quel momento cacciato, dal clan dei Bardellignani, è decisa dal Lupo, Nunzio De Falco, dal Nasone, Piacenti, è decisa da Quadrano, l'esecutore, è decisa da quella parte di mondo casalese che vuole comunicare a tutte le altre organizzazioni che sono ancora loro gli eredi di Don Antonio Bardellino, quindi sono ancora loro in grado di mantenere la vera leadership delle organizzazioni. Per dimostrare questo hanno bisogno di un'esecuzione simbolica che dica a tutte le famiglie: noi non ci facciamo sputare in faccia da questo prete, noi non ci facciamo dire queste cose, mettere in difficoltà da questo ragazzino. E soprattutto capiscono che ammazzandolo arrivano carabinieri, poliziotti, e la latitanza di Francesco Schiavone, in quel momento era appunto latitante, viene messa in pericolo. Quindi due cose in una: militarizzare il territorio, quindi andare contro l'organizzazione, e dimostrare che l'organizzazione vincente in realtà è debole. Basti pensare che quando è stato ammazzato, Schiavone fa sapere alla famiglia che avrebbe preso l'esecutore, lo avrebbe diviso in due, quindi tagliato a metà, fisicamente segato in due parti, messo in una busta e fatto recapitare all'altare di Don Peppe, per vendetta. Quindi da subito si percepì che non era stata l'organizzazione in quel momento egemone. Un delitto compiuto dai De Falco perché la colpa ricada sugli Schiavone. Un disperato gioco delle tre carte, di cui Don Peppe diventa vittima inconsapevole. Oramai gli Schiavone si stavano avviando a stravincere la guerra contro De Falco. Un agnello sacrificale che potesse ritardare questa vittoria, se non impedirla, era Don Diana. La logica tipicamente mafiosa è quella di colpire una figura simbolo per far ricadere la colpa della sua morte sulla fazione avversa, e quindi cogliere un doppio obiettivo. Il primo, appunto, eliminare un uomo simbolo, un uomo che era portatore di valori positivi. Dall'altro, far ricadere appunto la colpa sulla fazione avversa e quindi determinare un intervento giudiziario contro questa fazione. Uccidendo Don Diana, che cosa sarebbe successo? Che per mesi vi fu una presenza delle forze dell'ordine, a Casal di Principe in particolare, che non si era mai vista negli anni passati. Come spesso accade, si cercano subito retroscena e segreti nella vita della vittima.
A Casale circolano strane voci, si parla di sgarri ai clan, di armi, addirittura di donne. La vita e la morte di Don Peppe e Diana vengono ricoperte di fango per allontanare la verità e liquidare il suo omicidio come uno dei tanti. Nel giugno del 99 appare un titolo del Corriere di Caserta che dice testuale: Don Peppe ha letto con due donne. E nel marzo 2003 il titolo del Corriere di Caserta recita: Don Peppe Diana era un camorrista. Entrambi questi titoli sono estratti da dichiarazioni di pentiti, da interpretazioni di sentenze. Nel caso di Don Peppe era un camorrista perché nei vari passaggi di una delle sentenze c'era un pentito che dichiarava che Don Peppe era stato ucciso perché custodiva l'arsenale del clan dei Casalesi. Nell'altro episodio, invece, era stata trovata una foto assolutamente innocua, incredibile. Cioè, Don Peppe stava in uno studio, tra l'altro scout, con una signora e una ragazza e si fanno una foto insieme, così, in questo letto gigante, con tutti i vestiti. E questa foto viene trovata e utilizzata per lasciare intendere il prete Donnaiolo. Questo è un meccanismo che ancora oggi esiste. Questo è un meccanismo che tocca chiunque si avvicina a questi argomenti. E questo è un meccanismo che serviva, ed è servito infatti, a isolare la storia di Don Peppe. Ecco perché serviva a delegittimarlo. Così come serve a delegittimare sino alla fine tutti coloro che si oppongono alle organizzazioni criminali. Perché se non dicevi Don Peppe è un donnaiolo, se non dicevi Don Peppe è stato ammazzato perché conservava le armi, allora devi prendere posizione, perché sei un codardo, se no, sei complice. Ti serve dire questo e serve anche a tutto quel mondo che non vede l'ora di dire: ma queste sono esagerazioni, non è così. Anche la Chiesa aversana in questa circostanza ha mostrato debolezze, omissioni e reticenze. Il vescovo di Aversa di allora, Lorenzo Chiarinelli, ai funerali non pronunciò mai la parola camorra. Don Peppe è stato ucciso e credo che oggi la Chiesa da quella uccisione deve recuperare una grande opportunità, perché il solo sospetto, il solo silenzio fatto nei primi giorni, quasi quasi accondiscendendo alle calunnie delle mafie e non alla verità che emergeva dall'investigazione, che Don Peppe era stato una persona autentica e vera, bene, quegli attimi di silenzio devono diventare oggetto di riconciliazione, soprattutto della Chiesa nei confronti di Don Peppe Diana. La vicenda giudiziaria sul delitto di Don Peppe Diana è ormai archiviata. Ci sono sentenze definitive che indicano esecutori e mandanti. Tra questi anche Nunzio De Falco e Giuseppe Quadrano. Oltre a seguire tutti il normale iter, quindi una corte d'assise in primo grado, una corte d'assise in secondo grado e una Cassazione, oltre a questo si è diviso in due tronconi, uno riguardante gli esecutori materiali e uno riguardante il mandante, che era Nunzio De Falco. La sentenza della Corte di Cassazione del 4 marzo 2004 ha affermato in via definitiva che Don Peppe Diana è stato ucciso per il suo impegno antimafia e per nessun'altra ragione. Col passare degli anni, qualcosa è cambiato. Merito soprattutto del processo Spartacus, l'inchiesta che ha cambiato i rapporti di forza tra giustizia e criminalità nel casertano, condannando gran parte dei capi storici come Schiavone e Bidognetti. Negli ultimi anni anche i latitanti come Setola, Iovine e Zagaria sono finiti dietro le sbarre. Sicuramente rispetto al passato quella cappa si è completamente ridotta, sicuramente rispetto al passato si possono persino
utilizzare parole come quelle di Casalesi o Camorra, che in passato, diciamo, erano praticamente tabù. Eppure, diciamo, dal punto di vista sociale non si intravede quella situazione di particolare bonifica, cioè il territorio non avverte un superamento netto della presenza criminale. E se oggi a Casal di Principe i segnali di cambiamento sono incoraggianti, lo si deve anche a chi porta il ricordo di Don Peppe nel suo lavoro di ogni giorno. Sono Don Franco Picone, sono parroco qui a Casal di Principe da 19 anni. Ho avuto delle esperienze di parrocchia prima a Giugliano e poi ho avuto la gioia di poter in qualche modo riuscire a tenere alta la memoria di Don Peppino Diana. Ho conosciuto Don Peppe che ero bambino, avevo 10 anni negli scout. Abbiamo vissuto delle bellissime esperienze insieme, quasi come se fosse un fratello maggiore. Don Peppe Diana ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile dalla Presidenza della Repubblica e oggi a lui sono intitolate scuole, oratori, parchi e strade. Ogni anno il suo esempio viene ricordato con premi letterari, incontri pubblici e manifestazioni. Grazie a Libera, molte terre del Casertano sono state confiscate alle mafie e riutilizzate. In nome di Don Peppe si svolgono attività ricreative, si coltivano prodotti, si dà lavoro. Stiamo provando in questi anni a distruggere, a colpire anche quell'atteggiamento culturale che è il danno più grande che la Camorra ha fatto in questi territori, che è quello appunto di pensare che nulla è possibile fare, che non si può cambiare niente, che tutto deve andare così, che quindi non c'è speranza. Invece quest'anno soffiano venti di cambiamenti, venti di speranza. Non a caso le cooperative che lì sono nate per liberare quelle terre dalla presenza della violenza criminale mafiosa, camorrista, ma vuol dire soprattutto liberare le persone. E non a caso quelle cooperative si chiamano le terre di Don Peppe Diana. E quei prodotti hanno quella vitamina in più, che è la vitamina della legalità, della dignità umana, dei diritti, certo anche della responsabilità e dei doveri, della giustizia e della libertà. L'eredità di Don Peppe si è sedimentata nel tempo. Innanzitutto il suo sguardo sulle cose, cioè sul piano direi quasi scientifico, Don Peppe parlava di Camorra come dittatura sul territorio. Quindi ne dava in questo senso un'interpretazione politica fortissima. E l'eredità, rimaste ai ragazzi, agli scout, a chi lavora le terre sottratte ai clan, è proprio in continuità con questa sua interpretazione, cioè togliamo spazio alla dittatura armata, quindi la terra, le bufale, la mozzarella, il vigneto, zolla per zolla, moggio per moggio, sottrarre terra alla tirannia camorrista. Quello che rimane, ed è la verità, è che Don Diana fu un martire, cioè un testimone, nel senso etimologico della parola martire, che appunto in greco significa testimone, uno che testimoniò le cose in cui credeva e che fu individuato come bersaglio proprio per questa testimonianza. L'eredità più grande resta, lo so, meravigliosa frase, verso, scritto insieme agli altri parroci della forania. E cioè, per amore del mio popolo non tacerò. Non tacere significa raccontare. Raccontare significa amare la propria terra, partecipare. In una parola, comprendere che nel momento in cui desideri vivere, non puoi fare altro che ribellarti. Thank you.
La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili. È ormai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli. La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi. La camorra rappresenta uno Stato deviante, parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e di intermediari, che sono la piaga dello Stato legale. L'inefficienza delle politiche occupazionali, della sanità, eccetera, non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi. Un preoccupato senso di rischio che si va facendo più forte ogni giorno che passa. L'inadeguata tutela dei legittimi interessi e diritti dei liberi cittadini. Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento, certamente di realtà, di testimonianza, di esempi per essere credibili. Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo profetico, affinché gli strumenti della denuncia e dell'annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia e della solidarietà, dei valori etici e civili. Disperato è un canto lontano.
sai mai, ma che cagnato di tempo, di tempo e mai, al si veggio di troppo ambresso, a dopo stava una carezza toi, e gli lontano un coppa a toi parò. E se vince o se perde una guerra, è una cosa sbagliata. Ovvir, non tengo più una lacrima. E voglio a te per me sentir più forte. E voglio a te.